I giornali oggi parlano di un problema che colpisce il quartiere Rione Monti, che è quello dei rifiuti. Esiste questo problema nella zona? Esiste sì, da quando hanno cambiato la disposizione, che hanno tolto i secchioni, quelli grandi, e hanno messo questi piccolini che lo contengono e vengono tutti buttati lì. In più non ci sono neanche i cestini per i rifiuti normali dei turisti, che non sanno dove buttare la roba, la buttano per strada. O siamo costretti a buttarla noi dentro i negozi? Assolutamente, è un problema che è scoppiato appena il turismo è ripartito, che incide sia sulle attività commerciali che sui residenti. E ovviamente la faccenda è contorta, è un cane che si morde la coda, perché noi siamo, non avendo più dei secchioni di riferimento, siamo portati a portare la spazzatura fuori a fine servizio, e spazzatura che molte volte non viene raccolta. A questo punto i residenti giustamente si lamentano con noi, ma senza capire che siamo parte in causa civile, quindi è un qualcosa da risolvere assolutamente. Purtroppo si ripropone, devo dire purtroppo anche peggio di prima. Io non so se è colpa dell'amministrazione, ma probabilmente sì. Io ho anche dato il voto a questi, però abbiamo dei problemi, ma ce l'abbiamo qui a Rione Monti, io ce l'ho dove abito, sulla Marcigliana, dappertutto. Quindi noi siamo serviti da una ditta appaltatrice dell'AMA, che anche quella per certi aspetti funziona, sul vetro, su alcune cose funziona, ma per quanto riguarda i privati non funziona proprio per niente. Hanno levato i cassonetti, ma non hanno adeguatamente sostituito il servizio dei cassonetti, quindi probabilmente bisognava studiarla prima, qualche formula vincente, insomma. C'è una questione che ha fatto scalpore, che è quella del comitato di quartiere che fa fotografie a chi getta rifiuti di strada. Secondo voi è la strada a percorrere, è la giusta via? La segnalazione è sempre utile, però il cambiamento va fatto alla radice. Probabilmente se fa un giro nel quartiere e vede che non ci sono cassonetti di largo spazio, vengono messi solo bidoncini per decoro, per carità, ma questi stessi non riescono a sopperire alla mole di rifiuti creata da un rione storico che accoglie sia molti uffici che molti turisti, forse probabilmente il sistema della raccolta porta a porta e del bidoncino più ecologicamente e socialmente appetibile andrebbe ridiscussa. Io stamattina ho sentito qualche voce in merito a questo argomento qua, sì, come diciamo usiamo sta parolaccia delle ronde che controllano, che però delle volte anche noi siamo costretti a buttare i nostri rifiuti dove li buttano solitamente i privati, perché non avendo il servizio dedicato ai negozi, che facciamo? Io a volte vengo con la macchina, carico la macchina e li butto, e non è manco quello si potrebbe fare, cercare di limitare i danni, ecco. Dovrebbero fare altro. La foto se la possono conservare come fatto ricordo, però insomma. Poi capiamo che la colpa non è solo di quartieri, ma di un sistema fallace che procede da diversi anni in questa maniera, e probabilmente dobbiamo augurarci un'azione più radicale, forse sul sistema AMA, non semplicemente su qualche servizio toppa momentaneo. Bisogna trovare innanzitutto anche anche l'AMA è assente, non passa mai nessuno a pulire. Qui io ogni mattina, ma tutti quanti noi puliamo, perché nessuno passa a pulire le strade, insomma. Quindi un abbandono totale. Poi qui ci sono anche dei gabbiani che se uno lascia della spazzatura vanno a picconare, e quindi troviamo la mattina, non le dico che cosa troviamo. E la soluzione è trovare forse delle persone giuste che si occupano veramente di non solo del Rione Monti, ma in generale di Roma, perché abbiamo il problema dei cinghiali, ce l'abbiamo tanti di problemi. E Gualtieri purtroppo ha detto che in pochi giorni succedeva il miracolo, ma il miracolo è chiaro che non succedono, insomma, quindi ci vuole un lavoro come si deve, nel senso studiato, non così alla rinfusa, ecco, tutto lì, insomma.